Per gli amici di Brianza Channel sono Erika Broilo, la curatrice dell'artista Marcapiano, che presentiamo oggi nella sede di Luxury in the World a Milano. E Marcapiano è un artista che è già stato presente a Milano in diverse occasioni e per diverse esposizioni, e lui propone un'opera che in particolare abbiamo esposta qui a fianco, un'incisione su vetro, che vogliamo proporre in questa occasione in particolare come rappresentanza del lusso. Marcapiano ha ideato un nuovo genere artistico che ha definito astratto figurativo animato, in quanto tutte le sue opere hanno in comune, nonostante lui presenti diverse tecniche, hanno in comune appunto questo genere. Infatti lui propone un'arte che di primo impatto può essere astratta, ma nello stesso tempo è figurativa, in quanto ognuno di noi, ogni individuo, avvicinandosi a queste opere può estrapolare e creare appunto un'operazione comunque di scomponimento e ricomponimento di una o più figure, e quindi andando a dare una libera interpretazione delle sue opere. L'animazione di quest'arte riguarda non solo l'aspetto interpretativo in particolare, ma anche l'effetto della luce che si sviluppa su questi lavori. Infatti il genere astratto figurativo animato raccorda tre tecniche in particolare che lui esegue: l'olio su tela, la china e l'incisione su vetro. L'olio su tela viene realizzato con un pennellino numero zero, quindi è un lavoro estremamente difficile da realizzare, anche molto lungo e laborioso. Infatti lui stende l'olio direttamente da tubetto sulla tela, crea una prima base dando un effetto lisciato, successivamente aggiunge una marcatura che è la sua caratteristica, e infine va a completare il dipinto con un'infinità di micropennellatine, che sono quelle poi che a contatto con la luce creano questo effetto cangiante. Per quanto riguarda invece la china, viene realizzata come tutte le sue opere completamente a mano libera, di getto in modo istintivo, senza preventivare l'opera. Quindi è un artista completamente spontaneo e immediato, che improvvisa minuto dopo minuto la sua opera. E è un artista, ci tengo a precisare, autodidatta, quindi non ha seguito corsi o particolari studi accademici, semplicemente si diletta a sperimentare quasi come un bambino le varie tecniche, e creando opere appunto molto innovative. Per quanto riguarda invece l'incisione, viene realizzata con una punta diamantata, come vedete alle mie spalle. Quindi anche in questo caso, senza tracciare nulla a matita o senza prefigurare l'opera, lui traccia queste linee in modo completamente istintivo, andando poi a creare dei personaggi o degli esseri che possono essere fantastici o reali. Anche l'opera che vedete alle mie spalle, dal titolo Cortese, un olio su tela di dimensioni 90x90, è un'opera molto importante che è stata esposta appunto sia in Italia che all'estero in occasione di varie esposizioni. È un'opera molto particolare, che vuole rappresentare un corteggiamento tra una parte femminile e una parte maschile, che spesso e volentieri Marcapiano inserisce nei suoi lavori. Marcapiano è esposto in varie località italiane ed estere. In particolare è stato selezionato per diverse biennali, tra le quali la Biennale di Venezia, la Biennale di Firenze, Londra ed altre biennali famose in tutto il mondo. In particolare, recentemente, l'ultima esposizione è stata fatta a Milano, allo Spazio Oberdan, in collaborazione con la provincia appunto di Milano. Sarà presente all'evento a Milano, Luxury in the World, a fine novembre, dove presenterà delle opere anche inedite, in modo tale da poter presentare la sua arte e questa eccellenza artistica in vari punti del mondo, insomma. Quindi sarà una grande occasione per Marcapiano per rafforzare i contatti con l'estero e per far sì che
appunto diversi collezionisti piuttosto che non appassionati possano apprezzare le sue opere in un contesto di lusso, in quanto la sua arte rappresenta in particolare un'eleganza e una raffinatezza quasi d'altri tempi.